Delio Rossi, è un campionato che, scudetto a parte, deve ancora mettere i suoi verdetti in testa e in coda. Come giudica la corsa Champions League? La corsa Champions League è sicuramente intrigante, fermo restando che non ci dobbiamo dimenticare che sono sempre campionati anomali, bisogna sempre tener conto di quello che sta succedendo, quindi cioè non si può fare un parallelo con gli altri anni. Poi dal punto di vista neutrale è sicuramente intrigante il fatto di ci sono tante squadre che si giocano per un posto importante, e soprattutto anche per la retrocessione è un'altra situazione intrigante. Qual è secondo lei la squadra in testa che ha più chance di qualificarsi in Champions, escludendo ovviamente l'Inter e forse anche l'Atalanta, direi? Noi se valutiamo lo stato di forma delle squadre, lo stato di forma della squadra dice che il Napoli e l'Atalanta sono le squadre che stanno meglio. Però facciamo un esempio, la Lazio che tre giorni prima piglia 5 gol a Napoli, fa una gran partita ieri contro il Milan. Sono campionati anomali, quindi i valori delle squadre sono importanti, c'è chi è arrivato meglio verso la fine, tipo l'Atalanta e il Napoli sono arrivati meglio, soprattutto dal punto di vista fisico, hanno recuperato i migliori giocatori, perché poi dipende anche nel momento topico della stagione se hai infortuni o squalificati. Faccio un esempio, il Milan sta giocando senza attaccanti, cioè senza il suo migliore attaccante, che è Ibrahimovic. E quindi Napoli fino a poco tempo fa ha giocato senza Mertens, senza Osimhen, senza l'attaccante centrale, e i risultati non erano quelli di adesso. Quindi penso che l'Atalanta e Napoli sono quelle che in questo momento hanno più chance. Per quanto riguarda invece la salvezza, anche qui ci sono diverse squadre, anche qui volevo un suo commento per quanto riguarda la lotta alla salvezza. Sicuramente ci sono impegnate squadre che non pensavi che potessero essere impegnate, faccio l'esempio del Torino e del Cagliari, pensavi altre che non sarebbero state invece che sarebbero state coinvolte, tipo il Benevento, tipo lo Spezia, però poi alla fine mancano 6 partite e fino a 36 punti sono tutte impegnate in questa lotta, fermo restando che lì saranno decisivi gli scontri diretti, secondo me. Quindi sono troppo importanti scontri diretti, e poi c'è sempre questa anomalia del fatto del Covid, che ci sono partite addirittura che si giocheranno 2 giorni prima della fine, e questo non mi sembra corretto né giusto. L'ultima domanda, mister, l'unica italiana rimasta in corsa in Europa è la Roma, come vede il doppio confronto con lo United? Onore e merito alla Roma, fermo restando che secondo me parte in maniera svantaggiata nei confronti del Manchester, vuoi per la condizione della Roma e vuoi per la condizione del Manchester, perché paradossalmente se lo incontravi 3 mesi fa, il Manchester era sicuramente sempre superiore a Roma, ma sicuramente leggermente più abbordabile. In questo momento sulla carta sembrerebbe che il Manchester